Allora, oggi siamo qua per fare il video tag. Mia mamma mi conosce davvero, come crede. Se non azzecca le domande, punizione. Vero bacchettata. Punizione che non mangio la frutta per una settimana. Va bene. E io non faccio più da mangiare. Va bene, iniziamo. Qual è il mio soprannome? Lulu. Il vostro, questo. Come vi chiamano gli altri? Dudo. Perché mi avete chiamata Ludovica? Perché era un nome fuori dal comune ed essendo io insegnante, vedendo sempre nelle classi gli stessi nomi, volevo fare un nome un pochino meno banale, meno sfruttato. Il mio colore preferito? Dai, anche il tuo! Gasp, turchese? Sì. Lo prendo in quest'istante. Che cosa non sopporto del mio corpo? Allora, sarebbe meglio dire che cosa non sopporti tu del mio corpo. Che cosa non sopporti tu del tuo corpo? Sono talmente tante le cose che non sappiamo da che parte cominciare. I cosciotti. Ma quella che sei tu che non li sopporti. Ma cosa non sopporti tu del tuo corpo? Sì. I foruncoli. Le chiappone. Quali... La pancia. Basta. Quali sport ho praticato? Nada de nada, proprio. Sollevamento forchetta. Nulla eterno. Sport praticati, un po' sci quando proprio era costretta, nuotare per non affogare. Dai, uno che abbiamo fatto insieme. Dai, karate. Ah, giusto. Chi sono le mie migliori amiche? Tante amiche, ma che siano effettivamente le migliori, allora. Mai? Sara? Carolina? Direi, ah beh, anche la Alice. Alice. E la Sara di piano? La Sara di pianoforte. Sara era omnicomprensivo, intendevo tutte le Sare che frequentano casa nostra. E c'è qualcosa che faccio che vorresti che non facessi? Sì. Tagliare la corda quando ho finito di mangiare in cucina invece che dare una mano e non lasciare tutti quei vestiti in giro che si accumulano proprio dalla notte dei tempi. Abbiamo stratificazioni archeologiche, stalattiti e stalagmiti in casa, farsi il letto, scarpe appoggiate sulle gallerie dentro i frigoriferi, ovunque, everywhere. Che materia non sopportavo a scuola? Matematica. Che lavoro vorrei fare? La matematica. No. Che lavoro vorresti fare? Esattamente, è difficile a dirsi. Credo che tu voglia fare qualcosa all'estero, ma l'avvocato, ma non l'avvocato penalista e neanche forse l'avvocato societario, forse più magistrato. No. L'avvocato societario. L'avvocato societario, fantastico. Il societario lo vuole tuo zio, non vuole tu, tu mi hanno ridotto. Ah, ecco. So magistrato lo volevi fare tu. No, no, no. So bene da che parte arriva questo diritto societario. Che lavoro avrei voluto fare da grande quando ero piccola? La cuoca. L'assaggiatrice. Da quanto tempo sono fidanzata? Il primo o il secondo? Puoi dire queste cose. Non so, fidanzata, diciamo, ufficialmente da ritorno. Ma adesso non viene più spontaneo, però. Vabbè, da quando sei... da quanto tempo sono fidanzata? Secondo me, tu non me l'hai mai comunicato, però a naso potrebbe essere metà settembre, da rientro in America. Un mio pregio fisico? Gli occhioni, un sorriso. Un mio pregio caratteriale. L'affettuosità. Sì, un mio difetto fisico, solo uno. Perché ne hai? Allora. Se ce li ho, li ho presi da te. No, 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 non li hai presi da me. Gambottoni a forma di zampone. Di kebab. E un mio difetto caratteriale. È difficile dirsi, non ne hai. No, scherzo. Un difetto caratteriale io lo so che non prendi che ti tu dici caratteriale che non prendi posizione. Che non prendo posizione, no, perché sei talmente diplomatica che difficilmente ti esponi.
No, avrei detto che ti irrita, che voglio sempre aver ragione. No, vabbè, quello è tutto. Preferisco il dolce o il salato? Entrambi, ahimè. Sì, il mio piatto preferito? Melanzane fritte. Parmigiana. Fatta però solo esclusivamente dalle tue amiche. No, le posso fare siciliane. La faccio anche io benissimo, però bisogna friggere le melanzane. Qui si torna a capo primo, capo A, melanzane fritte e tutte le loro declinazioni. Sì, quindi, le con quelle che parlo di vetta, sì. Quanti iscritti ho su YouTube? Dai, parlavamo da cosa? 30.000. No, 3.000 e 2. 3.000, beh, 3 c'era. Perché facciamo la gara, lei è arrivata a 1.000 l'altro giorno. Passato. Fai un po' di pubblicità al tuo canale. Che no. È un canale splendido, tutti imparano. Gliel'ho fatto io. Di idiota. È un canale di tedesco, per imparare tedesco. E l'ho convinta io, adesso si sta mettendo un mondo, ogni volta che entra YouTube fa un bagno di autostima. Vabbè, perché ho un seguito molto carino, affettuoso, mi scrivono, sono contenta. Se potessi esprimere tre desideri? Io? Io. Tu? Sì. Quali esprimo? Ricca, bella e famosa. Bella non ho bisogno di esprimere questo desiderio. Ma io lo so. Di una cosa carina su di me. Fino adesso cosa ho fatto? Una cosa carina su di te? Sei intelligente. Grazie. Sono farina del tuo sacco. Sei felice di avere una figlia come me? Un sacco bello. Va bene. Abbiamo finito? Grazie della giudizio. Captazio benevolenze. Ultime dichiarazioni, Captazio niente? Benevolenze, no, andiamo in cameraman. Ciao.